L'errore in cui più facilmente si incorre, specialmente nella filatura delle prime punte, è quello legato alla pressione che si esercita sul mandrino. Questa non deve essere particolarmente accanita, perché oltre a risultare assolutamente inutile e faticosa, sposta addirittura il nocciolo della punta rispetto all'asse della punta stessa. Quindi dovremo esercitare una pressione che mantenga il mandrino all'interno del suo alloggiamento, permettendogli di fare gli spostamenti legati alla sua forma.